Questa qui fa zig zag fino a sopra. Oggi vi porto con me in questo viaggio magico. La mia prima vetta, il mio battesimo. Facciamo conoscenza con Micaela, che si avvicina a noi e ci chiede dove fossimo diretti. E il suo punto di arrivo coincideva con il nostro, quindi non ci siamo chiesti di fare il viaggio insieme, ma era forse sottointeso da quel momento in poi. Chiediamo delle informazioni a delle persone di passaggio per sapere le condizioni della neve e della montagna in generale, dopodiché ci incamminiamo. La faccia si vede. Sì. Grazie. Sì, dica. Ok, tiriamo fuori il sandalo? Sì. Perché vuoi fare questo? Sì. Avete un po' da mestiere? Ma secondo me è molto dritto. È la seconda volta in montagna e la prima con la neve, quindi... No, ma se l'ho fatto quest'estate era... Dico, se fossi da solo mi piacerebbe che qualcuno... che si preoccupasse anche per me, capito? Quindi... stiamo un pochino più avanti. Allora, il fatto è che Micaela ci stava lasciando da soli, ci stava facendo fare la nostra esperienza, il nostro viaggio. Però ci stavamo chiedendo se fosse corretto, giusto, aspettarla. Figo, eh? Bellissimo, quant'è. Certo, se guardo proprio la discesa un pochino... E qui, dopo 20 minuti di camminata, svoltiamo l'angolo della montagna e capiamo che lo scenario stava per cambiare. Adesso ci dirigiamo verso Monte Aquila, che è quello lì, percorrendo tutto questo sentiero ben visibile, fra l'altro, che ci porta alla sella, questa qui, proprio quella classica forma geometrica della sella. Qui mi fermo un attimo perché sento Micaela da dietro che ci dà dei consigli per l'utilizzo dei bastoncini, che per noi era la prima volta. In effetti il consiglio che ci ha dato è stato molto utile. Così sì. Cavolo, che fico. A me fa morire la capacità di poter attraversare questo ecosistema, questo ambiente che non è per tutti, che va studiato, va conosciuto, perché non sempre ti perdona quando lo sottovaluti e non sempre ti perdona quando ci vai non adeguatamente attrezzato. Questa qui fa zig zag fino a sopra. Avevamo qualche dubbio e ogni tanto ci sta. Fa parte del gioco, noi avremmo tra l'altro aperto le mappe offline perché eravamo pronti a questa eventualità. Mi alzo qualche metro per vedere, perché quella lì credo sia un fuoritraccia. Lì va sopra la cresta e poi penso ci siamo. C'è
Ci fermavamo spesso proprio per ammirare il luogo e apprezzare il forte silenzio che c'era. Perché sembra stupido, ma quando sei lì e cammini, comunque ogni passo deve essere ben posizionato, e il tuo sguardo è rivolto verso giù, sei concentrato sul tuo sentiero, quindi diciamo che tutto il resto lo escludi un po'. Bello, bellissimo. Bellissimo. Ah, quindi ci sta. Ma quindi non è neanche poca la neve. Il bello è che la montagna ti parla, eh. Lo fa attraverso le leggi fisiche, non c'è magia. A me però piace pensare che sia lo spirito della montagna a farsi sentire ogni tanto, per ricordarti chi comanda, ecco. Ad esempio, quando la stai salendo e provi quel brivido di adrenalina perché più sali e più il panorama è un vero e proprio spettacolo, no? È un concerto di vette, quindi più sali, più sei emozionato e vuoi continuare a salire, ma tanto lei arriva. È lì che aspetta e appena aumenti leggermente il passo, lei ti costringe a rallentare. E più la conquisti, più sei in altitudine e più lei questo lo esige. Devi andare piano, devi goderti il viaggio, lei dice. E tu sei lì che sfiati malissimo perché non ti sei reso conto che lo stesso ritmo che avevi in valle non puoi mantenerlo ora a 3000 metri di altitudine perché non c'è la stessa densità di ossigeno. Mi fermo in un posticino, faccio andare avanti Micaela e Matteo e decido di fare l'ultimo pezzo per la vetta da solo. La montagna è un luogo sacro, ma non nel senso religioso della parola. Io in quel momento, mentre camminavo sulla neve, ero in intima conversazione con la montagna. Io le stavo chiedendo il permesso. E lei mi stava concedendo ciò. Io mi sono fidato del sentiero, camminando sulla neve, spesso a pochi centimetri da dirupi assolutamente mortali, fatali. E la montagna in quel momento mi stava permettendo. Il passaggio mi stava accettando. Wow!
La nostra prima vetta? Sì. Ma, chapeau. Che figo. Una gran bella vetta. Sì. Ah, che spettacolo. Arrivati in vetta, ci scaldiamo con una bevanda calda, anzi bollente, un infuso. E dopo siamo costretti a salutare Micaela, perché lei al ritorno avrebbe preso una strada diversa, troppo pericolosa per noi, più che altro per l'attrezzatura che avevamo quel giorno. Quindi io e Matteo decidiamo che era meglio non rischiare, e quindi avremmo fatto una strada diversa da lei. Salve, buongiorno. Ma che spettacolo è? Forse il tratto più complesso e tecnico è stato il ritorno, perché scendendo lo sguardo ce l'hai verso il dislivello, verso il dirupo che ti è sempre lì vicino a qualche centimetro. C'erano dei pezzi di sentiero abbastanza esposti, dove ci abbiamo messo qualche minuto a fare pochi metri, proprio perché c'era bisogno di ragionare e di andare sul sicuro. Ok, buono. Uno dei momenti più belli è quando scendi. Arrivi giù, ti fermi, ti giri e pensi: ma io, ragazzo, con le mie gambe ho attraversato delle montagne, arrivando sin laggiù con le mie abilità, là sopra, io, e realizzi quello che hai fatto. Spero che il video vi sia piaciuto e spero soprattutto di avervi trasmesso solo una piccola percentuale di questa meraviglia che la montagna ci ha donato. Tramite video non è semplicissimo trasmettere le emozioni che ovviamente si vivono facendo determinate esperienze. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è piaciuto. Ciao!